visto? Siamo quasi in orario, no? No, mi hai fatto fare tardi anche oggi. Guarda, domani è corso di restare a piedi, vengo con la mia macchina. Con la tua macchina non se ne parla proprio. Tu sempre come devi venire, capito? Scusa, di cosa devi farti perdonare? Ma niente. Oh. Bianca. Ciao. Ciao. Riccardo? Sta bene. Ha dormito tutta la notte. Bene, tu stai andando a casa? No, è quando lo mollo. Stavo andando a prendermi un caffè decente. A proposito, c'è un bar qua vicino? Sì, guarda, è proprio di fronte alla strada. Ma magari ti accompagna Giacomo, tanto lui non deve timbrare il cartellino come me. Qualsiasi cosa chiama, hai capito? Grazie. Ma riguardati, è l'aria stanca. A dopo. Sì, a dopo. Non occorre che mi accompagni. Infatti, scusami, ma penso sia meglio così, no? Non occorre neanche che ti giustifichi. È vero che l'aria è stanca. Magari più tardi passo a vedere come sta Riccardo. D'accordo. Buona giornata. Anche a te. Ciao. È la maestra di Emma. È una gran bella donna, però. Sì, anche molto sposata. Vabbè, anche tu praticamente sei molto sposato. Guarda che è un'amica e c'è il marito ricoverato qui in ospedale, per cui smettila di dire cazzate, per favore. Cioè, come una battuta. Vabbè, allora smetti di dire battute. Oi, Gadia. Sì, sì, l'ho trovato, sì. No, sta proprio Marisa. Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Chi è? Un principe. L'hanno mandato ieri sera per una diverticolite da indagare. Gli ho prescritto tanti di quegli esami che se a Bergamini non prende un colpo stavolta, non gli prende più. Ah, scusa, per la cartella, se non l'hai trovata è perché sta ancora da me. Vabbè, però ti ci metti pure tu a trasgredire le regole. Oh, tutto tuo. Salve, sono Anna Morelli, la caposala. Non c'è sta nome qua dentro. Nome lo non dico l'infermiere, dico nome di quelli che comandano. Senta, lei non può fumare, non può andarsene in giro così, quindi torni immediatamente a letto, grazie. Morelli, può venire? Oh, mo mi sento più tranquillo. Dottore? Buongiorno. Professore, è il primario. Davè? Mo mi sento più tranquillo il doppio. Vado, Serge. Simpatico. Cos'è? Un nuovo acquisto? Già, ci fa ammazzare dalle risate. Vero. Ah, la gialletta. Vorrei poter dire lo stesso dei questionari di qualità. Facciamo che mi aspetti di trovarli sulla mia scrivania quando torno dalla conferenza di primaria, eh? Ci provo. Brava. Beh, della tesi che mi dice? Gli ho restituita, no? Sì, è che non vedo nessuna correzione. Bel progetto. Forse un po' ambizioso. Ah, pensa che sia troppo per me? No. Non vorrei che tutta questa ambizione la allontanasse dal reparto. Ma che non ha risposto? Non c'ho occhiali. E non c'è nessuno che glieli possa portare? No, non c'è nessuno, io da solo, vabbè. Lo dico per lei, se vuole leggere qualcosa. Oh, ma che te credi che c'ho tempo da perdere per leggere? O per riempire qualcosa? Sto bene così, puoi stare tranquillo. Si figuri. Ecco. Katia, sai dove sta tua madre? A casa non c'è, al cellulare non risponde. A testaccio. E come ci sono andate a testaccio?
Vabbè, meno male che invece deve venire la macchina. No, mi stava a preoccupare, di solito a quest'ora fa il colpo di telefono, però ho capito, se sta con Marisa ho capito tutto, guarda. Vabbè, ciao. Ciao. Mogere. Li ha dimenticati qui un paziente qualche tempo fa. Magari fanno il caso suo, no? Dai. Grazie, grazie tanto, ti puoi tenere, anzi ti alli da parte e vedi di ridargli a quel paziente, capito? Ti ho detto che non c'ho voglia di riempire quel coso. Senta, se vuole io l'aiuto. Oh, ti ho detto che te ne devi andare. Sti impunito. Via, via. Non si preoccupi, ora la tiriamo fuori. Evviva, respira. Vieni a darmi una mano. Ecco, l'aiuto io. Ricorda come è successo? Non lo so. A un certo punto l'auto ha cominciato a sbandare e poi... è morta. No, si è giù, si è giù. Ci provo, vedrà che andrà tutto bene. Si è giù. Su, forza con la barella che la dobbiamo portare subito in ospedale, dai. Eccoci. Brigatevi, forza. Ostinata, salga sull'ambulanza. Sto bene, l'ho detto, è diabete che bisogna dirglielo. Posso venire con voi? Prego. Grazie. Ecco. Buongiorno, Angelo. 40 anni, diabetica, incidente stradale, contusione multiple, pressione 90 su 60, polso 100, sospetta frattura della milza, ok? Saverio, chiama la diagnostica per immagini, serve un attacco e un eco urgente. Sorella, scusi, lei qua non può entrare, si accomodi, venga qui, eh? Sì. Vi facciamo sapere noi. Sì. Grazie. No. Che succede? Dio. Calma, stai. Su, così, bravissimo. Perfetto, calmo, stia calmo, lo so. Per favore, cerchi di respirare, calmo. Che cosa ha preso? Levofloxacina. Non è quello che gli ha prescritto la Boschi. La ragione è questa, sta andando in shock! Allora, 3 fiale di cortisone, un tubo di Maio, un rianimatore subito! Stia calmo, eh! Adesso risolviamo. Sì, un'unità di rianimazione a medicina generale, stanza 7. No, immediatamente, un'emergenza! Eccolo. Prende quello da 6.
Potevamo ammazzarlo. Preferisco pensare che gli abbiamo salvato la vita. Shock anafilattico. Gli hanno somministrato l'antibiotico sbagliato. Di solito sono gli specializzanti a fare questo tipo di regali ai reparti. Mi dispiace deluderti, ma io ero con la mia tutor. È lei che lo ha visitato e lei che ha prescritto l'antibiotico. Solo che nessuno gliel'ha mai dato. Quindi sei innocente? Sì. Però la paura è stata tanta. Sì, che se ti va di consolarmi. Non posso, devo studiare. Domani ho un intervento ad un convegno sul morbo di Crohn. Studiamo insieme. Non mi piace essere corteggiata. Io non ti sto corteggiando, io sono uno diretto. Se tu esci con me stasera, io vado subito al sodo, te lo prometto. Non mi piacciono neanche quelli che vanno subito al sodo. Capsula sembra intatta. Direi proprio di sì. Se interveniamo subito, forse evitiamo lo shock emorragico. Avviso chirurgia. Ok. Come sta? La stanno portando in sala operatoria. Dovranno asportarle la milza. Posso andare da lei? Certo. Scusi, ma che ha fatto qui? No, è solo un graffio. Dov'è chirurgia? Ma mi faccia vedere, andiamo in ambulatorio. No, non è niente. Comunque non ho tempo adesso. Dove devo andare? Devo uscire dal palazzo, gira verso destra, poi prende il viale. Venga con me e facciamo prima. Non si potrebbe perché è un passaggio di servizio, ma questa volta. Grazie. Evitiamo di perdere del tempo inutilmente. Voglio che parli soltanto uno di voi e che vada dritto allo scopo. Guardi, professore, che stavamo giusto guardando. Guardi cosa? Conti, lei sarà anche un bravo medico, ma quel suo continuo bisogno di mettere le cose in chiaro la rende un tantino antipatica. E anche una discreta rompipalle. Qualcun altro? Annibale Vertecchi è stato ricoverato ieri sera per una diverticolite. Sì. L'ho visitato io. E io ho compilato la cartella. E naturalmente ti sei dimenticata di chiedere se era allergico alle sostanze che gli hai prescritto. So di darti un dolore, Mario, ma non è andata così. Il paziente che c'era prima, nello stesso letto, era un paziente che soffriva di tromboflebite. E la scheda terapia è stata sostituita? No. L'antibiotico prescritto per il paziente che c'era prima gli ha causato la reazione allergica, così come gli anticoagulanti e il sangue dal naso. E chi è che non l'ha fatto? L'orario del ricovero coincide col cambio turno. Può capitare... Ma può capitare un corno, Morelli! Mi ritrovo in rianimazione, uno con una diverticolite, ma vi rendete conto? Professore, sei stato uno dei miei a sbagliare, me ne assumo la responsabilità. Guardi, Morelli, io su sé non ho dubbi, voglio sapere chi è stato. Va bene, adesso però manteniamo la calma e presentiamo alla direzione di sanità in un rapporto che non mette nei guai nessuno. Bravo, lo scrivi tu, che hai esperienza in materia. A quanto risale l'ultima avventura con la commissione d'inchiesta? Te lo sei dimenticato? Quella storia non ha avuto conseguenze, Mario. Giacomo, qua è la somma che fa il totale. Sai qual è il risultato? Il mio contratto ha peso un filo. Mi porti responsabile, sarà meglio per tutti. Laura Dianese, 50 anni, diabetica, frattura della milza da trauma esterno. Inizia subito a operare. Bisturi. Tenete sotto controllo la pressione? Sì, dottoressa. Tampone. Vorrei solo che il responsabile si facesse avanti da sé, almeno questo. Cioè, non costringetemi a fare il gioco di Bergamini. Ieri sera c'eravate voi in reparto ed è qualcuno di voi che non ha cambiato la scheda. Non penserei mica che sono stata io. Senti, Olga, io non penso niente. Aspetto solo che chissà parli. Ma siccome stai guardando me, ora forse non te ne accorgi, ma ultimamente qualsiasi cosa faccio non ti sta bene. Olga, a me non va bene che qualcuno abbia rischiato di morire per un'inefficienza. E ancora meno mi va bene che chiunque sia stato non abbia il coraggio di farsi avanti. Hai capito? Vabbè, mettiamola così, va bene? Io me ne vado. C'ho da fare io. Sì.
Era un casino a quell'ora, però, eh? I Bianchini hanno avuto un attacco di panico, siamo accorsi tutti. Poteva succedere a chiunque. Va bene. Io voglio sapere che è successo, Marco. Mm? Va bene. È chiaro per tutti? Bene, tornate al lavoro. È stata Olga? Non lo so. Il foglio di dimissioni al paziente che stava al posto di Vertecchi l'ha siglato lei. E che vuol dire? Cosa c'entra con la scheda terapia? Senti, Thomas, se la stai coprendo va bene, però dimmelo. Magari ci sto anch'io, che ne sai? Facciamo squadra e la controlliamo nel caso sbagliasse un'altra volta. Io non sto coprendo nessuno, Marco. Mica accendevo. Sì, e io ti credo. No. Tieni. Grazie. Te non mangi? Ah, io ho mangiato a casa, questo è per Saverio. Ah, è per Saverio. Tua madre mi risponde, te sei fatta un padre nuovo. Io resto questo mazzo per chi mo sto qua. Saverio, sempre Saverio. Buongiorno, sono Angelo De Santis. Siete venute per le consorelle che hanno avuto l'incidente? Sì, ci ha chiamato Sor Caterina e ha detto che lei ci avrebbe spiegato come raggiungere la chirurgia. Scusate, sì. Prego. Allora, prendi le scale, gira intorno al palazzo. C'è un vialetto dietro. Venite con me, va? Famo prima. Grazie. La via del Signore fa infinite. Presto. Medicina generale? Sì, Anna, sono Elia. Non sono Anna, sono Letizia, mi dispiace. Senti, io ho bisogno di Pogliani per un consulto, solo che al cellulare non mi risponde. Perché sta visitando, comunque adesso vado a dirglielo. Sì, grazie. Buona L'intervento è riuscito. Ma è ancora in prognosi riservata. Potrebbe morire? Sta lottando. Ha bisogno di una trasfusione adesso, ha perso molto sangue. Siamo tante. Una con lo stesso gruppo ci sarà pure fra noi. Ah, ma guardi che va bene uno qualunque. Qui funziona così, una specie di barattolo. Lo teniamo per le scorte dell'ospedale. Se volete, potete venire domani mattina a digiuno. E con una trasfusione si riprenderà? Sono necessari altri accertamenti. Il suo quadro clinico generale è piuttosto compromesso anche a causa del diabete. Magari il signore ha trovato un modo per farle accettare la sua malattia e costringerla a curarsi. Con la scusa di non avere tempo per sé, non l'aveva mai fatto fin qui. Lei è quella che vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Io invece voglio sapere quanto è vuoto. Voglio la verità. La verità dei medici non è rivelata. Dovete avere pazienza, fiducia e soprattutto aspettare che passi la notte. Grazie. Allora?